Ciao ragazzi. Allora, continuiamo da dove eravamo rimasti ieri mattina. Devo solo controllare una cosa. Lo Somehow, Combe was back in New Orleans, close to the docks. He could smell the pungent aroma of the Mississippi River. Perfetto. In front of him was the Prext Shipping Company. Ok, va. According to the book in the library, he should find the address. Allora, dovevamo aprire la cassaforte. Quindi, per la cassaforte, appunti di Jeremy. Grande biblioteca. Me li ero scritti ieri cosa dovevo fare, eh? Vediamo. In teoria dovrei averli scritti anche nel telefono. Ah sì, eccoli qua. Che avevamo, avevo visto le, quando ho staccato avevo visto l'enigma. 8 volte a sinistra. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 13 a destra. 1, 2, 3, 4, 5. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Uno indietro. Perfetto. Distinta di carico. Cargo manifesto. September 19, 1892. Prex Shipping Company delivered 4 steamer trunks, 1 Egyptian sarcophagus. And a large wooden Ok. crate. E questa l'abbiamo Here we go. fatta. The address where Jeremy first encountered the dark man. Ora dobbiamo andarcene. Cerca l'inizio dello spettacolo dell'uomo nero nella compagnia. Ok, andiamocene. Di qua. Scendiamo giù. Proviamo la mitraglia subito. La Madonna. È un madello, la mitraglia non fa niente. Manca uno. Cazzo, bevi. Perfetto. Oh, però siamo rimasti senza colpi. Ok. La mitraglia va dove vuole.
Looks like the fog cleared up. Io non ho una mappa, vero? No. Vediamo prima di qua cosa c'è. Ah, di qua dovevo aver ucciso tutti. Ok. Di qua, andiamo di qua. Sono di nuovo in casa? No, non penso, dai. Andiamo a vedere. E la Madonna. Dove mi fa andare? Gustiamoci la scena. You want to tell me what this is all about? Welcome, detective, to the greatest show this ecco side la of the Mississippi. Now the hotel, the Black Pharaoh, the ancient magician who lived a thousand lives and wore a thousand masks. I can see why you settled on calling him the Dark Man. Saves your breath. So you got scared by a stage magician, and now he's living inside your head. You can mock me, detective. You would be the crazy one to think his presence can be ignored. Look where we are. We didn't get to finish our last conversation, did we? You were about to tell me how to break the contract with the Dark Man. No, can't. We were tied on loose on the world. So many innocent would die. But there is a way to break out of the deal. There is. You offered me a way out. Steps to take. What are they? You'll never find them. They're forever entombed in his sunken desert temple. Jeremy, I'm not your enemy. Tell me where to go. How do I find the temple? No, we can't. I have to make this sacrifice. God damn it, Jeremy. I'm gonna save you. È scappato. Don't worry. How do you save someone who doesn't want to be saved? Well, he's gonna get saved no matter what. I just need to find the temple somehow. Vediamo allora. Fammi vedere se qua devo fare qualcosa. Infatti. Figo, ma non ho i codici, fammi vedere. Allora. 2 M 2M apri sarcofago. The address. Ok. Quindi 1, 2, 3, 4 e 10. 2 e 10. Però aspetta. Quale? Ah, non l'avevo visto. No, aspetta. Mentre la mette mi fa vedere i simboli, bastardo. Due M e quell'altro, quindi
2. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 2, 5, 10. 2, 5, 10. Però come? Sarà 2, 5, come faccio a fare il 10? E quale 10? Come cavolo lo faccio? Qual è che può andare a 10? Nessuno di questi. Sedia con dietro l'occhio. 258. E si torna in casa. No, siamo nell'Egitto. 258. Siamo arrivati alle 10. Siamo in Egitto. Qua c'è un medaglione, non me lo fai via? Con l'occhio di Ra. Ok. Siamo arrivati in Egitto, quindi devo andare fino a là. Di qui. Fai scendere? Perché non mi fai scendere? Oh. Vieni ad andare giù. Eccola, occhio di Ra. Come ci scendiamo senza... Sunken desert temple. I better get down there. Come ci arriviamo? Vediamo, vediamo. Guarda, eccola lì. Oltre la valle del Nilo. The temple of Nefrenka lies under our camp. Despite all efforts, that unholy site did not collapse, but sink beneath the sand. The pharaoh is long dead, his name meticulously stricken from all ancient writing. But that stage meant for blood and terror remains. The temple is said to be lightless. Ok, devo praticamente puntare quella cosa che c'è là sotto alla luna contro l'uomo nero. Ok. Tra
trovato la corda che mi serve per scendere. Andiamo avanti. Oh, la luce. Andiamo avanti. Oh, 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 calma, calma, devo sparare? Sì. No. Io sparo. Dovrò legare la corda qua. Fatti. Here we go. Legala però. E andiamo giù. Casual. Usa i miei camici per arrivare con te. Sì. It's the star constellation from one of Jeremy's books. The Taurus. And one star's clearly bigger. I got a feeling this is it. This is where the contract is hidden. But how do I get to it? Allora, devo collegare tutta la collezione. Allora, un occhio è lì. Un occhio è lì. Sopra? No. Dovrò fare qualcosa contro... Sembrava Nubi. Manca quell'altro, ok. Un occhio, un occhio. Ah, ecco qua. Ha funzionato. Volevo farlo io. Ha fatto. Oh! Devo puntarlo verso uomo nero. Però per fare ciò devo modificare. Ok, andiamo a farlo. Vedi? Figo, 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 figo. Ok, devo puntare la statua verso la luce. There's something missing. Ah, le lenti, devo prima prendere. Oh, devo prima prendere le lenti. L'orizzonte. Una lente realizzata con una straordinaria precisione. Decorata con. Dovrò girarla. Allora. This one looks operational. Così. E
andiamo contro la lente. Perfetto. Figo. Mi piacciono ste cose. Poi stavo nell'Egitto. Medaglioni, medaglioni giganti. Però non posso pigliare niente. Altri medaglioni. Qua è pieno di medaglioni. Là è una statua da girare. E qua cosa c'è? Ah, da tirare, ok. Lì un'altra statua da girare. Allora, prima guardiamo di qua. Brucia, eh? Quindi. Perfetto. Falli bruciare. Devo andare di là a fare l'altro. Ah, se mi si è aperto qua. Prima guardiamo qua. Però voglio andare a fare anche quello di là. Aspetti, aspetti. Prima facciamo questo piano qui. Ah, non posso far... Basta. Andiamo su. Mi manca la lente. E mi manca la lente da... No, c'è. La prendo da qua la lente. No, perché la lente deve andare contro questo. Non me la fa rubare la lente. Allora, vediamo. Solo scuro. Un martellausen. Ah, prendiamo questa perché l'altra era quasi rotta. Allora, manca qualcosa da aprire. Perché mi manca una le... C'è una roba da prendere di là. Come ci si va di là? Allora, se così mi ha aperto lì, se io lo punto in basso mi aprirà qualcosa. Non si può puntare in basso. Ah, adesso mi ha aperto questo, ok. E questo si è spento. Cosa ha aperto? Quello che posso prendere da sopra, vorrai? Perché è sempre così. Infatti.
Comunque diceva di illuminare la cosa, quindi io in teoria l'ho fatta. L'ho illuminata. No, si è spenta. Ah, no, è ancora. Ok. Vediamo se abbiamo fatto giusto. Però non puoi farci niente, quindi. Cosa ci sarà da prendere ancora? Qua dietro non c'è niente. Questo mi manca. Mi manca cosa qua per lui. Mi manca una lente. Dove la vado a prendere la lente? Sarà di sotto? Questo che cos'è? È l'unico pezzo che non sono andato. Andiamo a vedere. Anche qua manca una lente. Devo trovare due lenti. Possono staccare con le maledette. Se no la staccherei da qua. Non si può. Quella sopra non si può. Posso ristaccare questa? No. Mi avrà aperto qualche altra cosa qua. Per forza. Non ho aperto proprio niente. Quella devo puntarla qui. Ma se non mi dà le lenti. Ho sbagliato qualcosa. O non ho visto qualcosa. Allora, questa è qua, ma non si può aprire. Una volta che hai fatto questi, non li puoi più via. Oh, quindi, ok. Tu rimani lì. Qui l'ho presa, lì c'è il fuoco. Andiamo sopra di nuovo. Ci sarà qualcosa da fare.
Io pensavo si aprisse questa, ma non si è aperto niente. Di là c'è qualcosa, ma come lo raggiungo? Non l'avevo vista. Ah no, sì, l'ho vista perché ho cambiato. Fa solo venire qua, ma non posso colpirla. Allora, ci deve essere per forza qualcosa che non ho fatto. Una lente devo trovare. Mi ha aperto la porta davanti a me. Perfetto. Non è perfetto perché la porta che si è aperta davanti a me era già aperta. Queste porte... Queste non le ho viste. Di qua si va avanti. Eccole. No, No, dai. Sei inchiodato. Raga, mi sei inchiodato. Dai, come l'altro giorno. Fatto. Questo lo dobbiamo mandare qua. Stella. Ai ai ai, le gambe però. Mi avevo detto che c'era qualcosa che non avevo visto. Era palese. Sempre così, sempre. Lì c'è una porta da sfondare. Ah, così di potenza. Andiamo a metterla su quella che mi manca di là. Ok, è questo qua. Non è la stella. Quindi è quello sopra. It worked.
Non l'avevo visto. Per guardare. Non l'avevo visto. Cretino. Per guardare se mi faceva fuori quella. Munizioni, cazzo. Che prima era giù. Sì, cambia la che ho usata. No, non me la cambia. Vaffanculo, Hausen. È l'ultimo. Ora però andiamo a controllare su. Andiamo, dai. Beh, ma sono salito, che cazzo, dai. Fatto, cosa ha illuminato lui? Devo illuminarlo là. O devo muovere lui? Adesso andiamo a vedere se devo muovere la testa. Crolla tutto! Veloci!
cazzo. Vogliamo andare a prendere il libro, dai. Corri. Cosa prendi il fucile? Via, dai! Incastrate, non usava le armi. Dai. Via, via, lo so cosa devo fare. Ah, sarà per ucciderlo. Acknowledged psychological trauma, breakthrough barriers of self-deceit, temperamentic behavior. These are the dark man's terms. The contract. Huh? Penultimo capitolo. Ti hanno riportato nella casa. Hey. Hey, detective. What are you doing? Oh, I found something. Great. Was it alcohol? God no, I just got the wind knocked out of me. I think I know how to break the contract with the dark man. What exactly does that mean? Everything going back to normal. All right. I found some more information on Dorsetto and the patients.
There are some seriously strange things going on here. I'm pretty sure two of the patients are dead, and maybe even the clerk. Oh, yeah. I kind of just gave up on worrying about that. Well, just keep your eyes open, I suppose. What were you doing again? Jeremy made a pact with the Dark Man to keep all the madness locked inside your setup. All right. I'm gonna break it. I just have to... Where is it? Where's the talisman? It's around your neck. I worry, Detective. Don't. I'm fine. I worry that you're not much help on this case. At least you're a good distraction. Trust me. You're getting your money's worth. At this rate, I'm an absolute bargain. Combe never thought he'd be so happy to be back at the settle. It felt like he had crawled through a long, dark tunnel of misery and regret. Now that he was back, Combe could look into the steps. Okay. Got to be around here somewhere. He wouldn't leave this house. I don't know what thing anymore. You run into that Dick Bell. Who is he? Can he be trusted? I think he wanted a good guy. Well, you know, not good. Will he be all right with her coming? Praise the mother. He don't need to know about all that. Just calm down. It ain't time yet. God, it hurts. As far as I can tell, Detective Combe seems to be solving problems, not causing. Just be ready in case he starts anything. Quelli sanno qualcosa. Cos'hai, Luna? È crollato tutto, come cos'era? Il delirio è la colonia artistica. Lunacy and the Astarte Artist Colony. A monograph by Yael Klein. In early 1909, the old Derceto plantation outside of New Orleans was turned into an artist's colony. Three famous European artists rented the house and the surrounding land from the owner, the Ledoux family. The colony was chiefly run by Sebastian Cortez, who was playfully dubbed the captain by his collaborators, William Argus and Heinrich Kassel. The colony existed for 6 years, until one day all 12 members disappeared without a trace. It is widely believed that their disappearance... Dentro qualcuno però.
qua altra gente. I don't want to run into the orderlies right now. I'm not sure I can trust them. You don't have to worry. They're not disturbed. I think Dr. Gray might be in there. Perfect time to snoop around his office, though. It's blocked. Allora per forza il giardino. Trovo un modo alternativo per il giardino. Neanche. Quindi se non devo passare dal giardino, non devo passare di là, dove dobbiamo andare? Blocked. We must have faith that Jeremy's pact with the Dark Man is a bluff. If we are lucky, our visitors will find him and prove it's all nonsense before night falls. What is true is our attempt to call. Vedi qua.
qua è chiuso. Chiuso, come cavolo faccio andare via? Mi fa solo andare nella serra. The two orderlies still hadn't found. Trovo un modo alternativo per arrivare nell'atrio. Che pirla, avevo mandato giù. Entra qua. Sono un pirla, vai nella... vai fuori. Sono un pirla a volte, eh. Io avevo mandato giù una scala. Qua. Quanto sono pirla. I rompi del dottor Gray. Ufficio del maggiordomo, ufficio del dottor Gray, sempre detto. Can't leave. I got a job to do. L'olandese volante. Siamo a Jovi Jones.
Must be a spare key to Dr. Gray's office in here somewhere. I need the key. Ci deve essere una chiave di riserva. Dove diceva nell'ufficio. Apri la casa. Time to get Jeremy out of that contract so we can get the hell out of here. Something tells me I'm gonna have to put my talisman to you. I don't have the combination for this. Maybe Jeremy did. Jeremy, sì. Jeremy, sì. Jeremy, sì. Non ci sono numeri. Ah, qua! Qua, qua, qua. 3, 1, 0, 0, 0, 1. Sono tutti aperti. Qua è tutto chiuso, senza... però... no, è tutto chiuso. Vediamo, devo trovare gli appunti. Devo irrompere.
Vediamo se ho dimenticato qualcosa di sopra. Tanto quello è chiuso, quindi non si può andare. Così ho aperto. Per il detective. Indizio. Detective Comby, I'm terribly sorry that my niece has pulled you into this mess. Please, with all my blessings, take her away from this cursed place. I have destroyed that Eater of Worlds and locked it away in the attic and retreated to a place of hiding. Tell Emily I'm safe. Tell... Un altro indizio fatto. Brother, I need you to trust me. This is the most important moment in our family's history. I know you have doubts and that the tip. Mi serve l'indizio per aprire la cassaforte. Vediamo un po'. Chiusa chiave. Ah, era quella l'altra parte, ok. Quindi di qua ho trovato quegli indizi. Andiamo a vedere di là. Oh! Detective Comby, good to see you again. Solved your case yet? I'm trying. Hey Grace, you okay? Oh, she is just peachy, Detective. Are you looking forward to the Feast of St. John, Grace? I can't wait. Kids, ain't they great? What exactly are you planning for tonight? Oh, not much. We eat, we drink, we pay tribute to the wishing tree in the conservatory. The usual. Then why all the excitement? There is just something about tonight, so different. I think we all feel it. Besides, we got ourselves some new words for the prayer, thanks to your buddy Jeremy. She'll come and turn the world inside out, and things will begin again. That sounds strangely threatening. You should come. God damn it, Grace. Credo una chiave, qualcosa. Ottimo. Sì, è caduta la chiave. Ottimo, ottimo. Better hold on to these. Wouldn't want them to get lost. Qui mi manca ancora. There's something missing. Non posso mettere questa. Mi manca ancora un tassello. Vabbè, fammi vedere dove era la bambina. McCarthy.
Trova il disegno mancante di te. Ultima pagina di Cassandra. Trovato 913. Was the guest in room number 3. The room seemed to have been empty for so long. But that wasn't allowed to be true. The story needed to be different. To include something from the outside. He would bring the guest back to room 3 and show them what was in that safe. 913. Ma quali non erano i numeri giusti? That was the combination for the safe in the clerk's office. Già devi sapere che la sola persona ospite nella stanza numero 3. Tre, ma come? Quali non erano i numeri giusti? Chiave di sala al piano terra. Piano terra, ok. Qual è la stanza che ho la chiave? Chiave sala. Ok. Dov'è la sala? Cantina. Piano terra. Prima piano terra. Atrio, ok. Andiamo a vedere. Giù. Qual è che mi si è aperta adesso? Quella avanti a sinistra. Questa. Perfetto. No. Maybe I've been selling that old barfly short. Cazzo. Momenti dell'illuminazione. Sometimes I think this place makes me worse. That DeSetto might be my grave.
A coffin made of ostentatious architecture. A Taj Mahal for the drunken depressed. Looks like McCarthy has something hidden inside. Mi serve qualcosa per rompere lì. Però c'è... c'è quello in fondo. Se n'è andato. Macchina fotografica servirà a qualcosa. E andiamo di qua. Un'altra cassaforte. This is my room. Leggi la scritta sul muro. I belong here. Acqua. Uno nove sei. Left. No. 196. È vero. Trovi i numeri familiari. I know that. Dovresti venire, non posso credere. No, no. I did this. I wrote that. Ho scritto io. Louisiana 196. Trova i numeri familiari. Dov'era? 913. 91 91 i numeri familiari. I know the combination. I carry it with me. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Però come? Con me. Ma vanno 9 sinistra, 1. No, questo è del maggiordomo. Trova i numeri corrispondenti. 1, 9. Quindi 1, 9, 6. 9. Ho sbagliato. 1 9. Sai così? No. Sei? No. Nove. Uno. Sei. No. The empty room always. Trovi i numeri d'esame negli oggetti nel tuo inventario per trovare i numeri della cassaforte.
913 916. Recognize this view. Non capisco. Trovi i numeri familiari. I numeri familiari. Sono 1 e 9. 1 e 9. Ci sono 9 3. Che sia 1 2 3 4 5 6 7 8 9. 9 3. No, non lo apre neanche così. Devo pensarci, perché non capisco come si fa.
Irrompi nell'ufficio, apri la cassaforte. Leggi la scrittura sul muro. Non ho letto la scrittura sul muro. C'è nient'altro. Capisco. Louisiana. Vediamo di nell'altra cassaforte a sto punto. Non capisco, non capisco. 916. Capisco gli obiettivi. Uno, tre, sei. Uno, tre, no. Cazzo, sto ricevendo un messaggio, raga.
Che cazzo. Chi è che è entrato online? Mi dice di guardare gli indizi. Ma andiamo agli indizi di nuovo. Luisiana 196692. Ma qual è? 19. I know that number. Where's that from? I did this. I wrote that. Uno, nove, sei, sei, nove, due. Ma. Uno. Ma in senso orario, senza... Oh, raga, devo... non capisco. Non capisco. Sei, nove, tre, uno, no. Se fossero 692, 693. Sei, nove, tre. Chiave. Una vecchia moneta nel periodo in cui la Louisiana era in colonia spagnola. Detective, I have made many discoveries in my case. The child we want is safe, thanks to good people like me. Quindi sarà la stessa anche di là. We are so similar. But you don't see all the things I do. Trova il disegno mancante. How long have I been here? Che questa vada moneta. Che vada su di qua. Alla fine era 693. Va al mappamondo. La stanza della bambina è di qua.
planeta. Cosa cazzo mi serve sta moneta? Irrompi, apri la cassaforte e trovi il disegno. 693. Nove uno quattro. The last guest in the empty room suffered from severe maladaption. I must write this down, because if I understand the condition sufficiently, it could make me deny this fact at a later date. And there is reason for me to think I may come to suffer the consequences from this dysfunction. As someone who came in contact with the... Rompiamo. Dr. Gray's office, all to myself. Let's see if we can figure this guy out. I have finished tidying up Grace's belongings. I will leave it to you to contact her agent and have them collect her things. I found one of Grace's drawings she might want back, along with this key in her room, which I... La Frank. Il disegno. This is where McCarthy has hidden my favorite young. Un'altra chiave. Chiave tromba delle scale. La terapia di Gera. Dearest Dr. Manzetti, I find myself in a losing battle with my patient. As I've disclosed in my previous letter, his delusions have him completely captured. It's bad enough that he is torturing himself with paranoia. But his madness turns out to be quite persuasive to others, effectively laying the ground for mass delusion. I am writing to you in hope that you can give me some guidance. Beyond my ambition to avoid devastating surgery on my patient, I have grown worried about my own defenses. The words of my patient are deranged, yet they often resonate with something primitive within me. I have tried photographing his brain with x-rays. It was surprisingly difficult to get...
cazzo! Siamo su una nave. Allora andiamo a mettere la Francia. Voglio finire il capitolo 4. Ma che ore sono, ragazzi? Finiamo il capitolo 4. E domani partiamo con l'ultimo. Mappa dei Caraibi. Un drink. Mettiamo il disegno alla bambina. Ma te l'ho preso. Ma scusami, eh. Eccolo. Ho terminato di sistemare gli effetti personali della signora Boeragran. Lascerò a voi l'ordine. Nella sua stanza trova... No. Chiave della tromba delle scale. Chiave... Tromba delle scale, perfetto. Ma la stanza... Manca una cosa che non ho fatto, deficiente. Stanza Burgrand. Ma io deficiente non ho fatto una cosa di sotto. Like McCarthy has something hidden inside. Con le monetine. Figata. Ecco il disegno. Un megaragno. Quelli che ho affrontato nel deserto. Why would McCarthy lock this up? Was he trying to keep Grace from completing his shame? If so, couldn't she have just made another drawing? No, no. What the hell happened in here? Te pareva. Sure.
Dai, dai! Oh, mi ha fatto usare tutto. Ok, dobbiamo andare là. Nel divano. Stanza. Ok. E se apre da solo non mi... Ma che cazzo? Dove cazzo siamo finiti? This looks familiar. È la stanza. Back at the office. Jeremy's never been here. Ah, nel suo ufficio. Chiave della scrivania. Me, isn't it? How long have you been? Telegram. Since I drowned myself in drink and depression, it all felt so peaceful, slipping away into oblivion. A welcoming dark voice wrapped around my mind like a heavy blanket. It turned off suddenly as I woke up from the sound of my office door closing shut. A messenger had left a telegram for Mrs. Saunders. She had a lead on where to find her husband and her kidnapped daughter. Mm-hmm.
used to drink so much back then. When was this exactly? What case was I working? Ok. La signora... La signora dice che suo marito ha rubato il dipinto, è iniziato a... contenuto immediatamente. Controllare torni. I remember this case. Some kid got taken by her father, headed out of state, but he had made a mistake by selling a painting that his wife actually cared about to a collector named Thornhill to fund his venture. That's how I tracked him down. At least I think so. Almeno credo. No, io vado a vedere prima però. Di nuovo in strada. E la cosa non mi piace. Every case can't be squeaky clean. Che cazzo ciò che mi muoverà? Era il filo rosso. Mr. Saunders had sold a valuable painting to Thornhill, hoping the money would carry him to wherever he was going. The painting, now leaning on an easel in Thornhill's bedroom, had a certain mesmerizing gloom that seemed to call out to me, telling me I was needed for something important. I felt myself falling into the painting, only being brought back by Thornhill, thrusting an address to a Hotel St. George into my hand, and asking me to get the hell out. Raggiungi l'hotel vicino al parco e rompi nella camera delle... Oh! Di potenza, non si fa! Si bussi! Va a bussare, signore! Ma mi scusi, si entra così in casa d'altri?
Devo ammazzarli tutti, non ce n'è perché devi passare. Li ammazziamo tutti noi. Poi Luna ti porta a fare la pipì. Hai ragione, piccolina. Fammi fare solo sto pezzo qua. Mr. Saunders had sold a valuable painting to Thornton, hoping the money would carry him to wherever he was going. The painting, now leaning on an easel in Thornhill's bedroom, had a certain mesmerizing gloom that seemed to call out to me, telling me I was needed for something. Die. I felt myself falling into the painting. Only being vabbè, prima lo faccio fare con questo, sennò così non sprechi i colpi. To Hotel St. George into my hand and asked him to get the hell out. I don't remember this at all, but I can't say it didn't happen. Due, tre, quattro, cinque, sei, è un pompato. Noi siamo tosti. Rimanere lì e io ti pompo da qua. Ma ti ho pompato. Ma perché non prendi colpi? No, amico mio. Morto sto gran bastardo. Ma quanti colpi vuole? Vabbè, continuiamo domani, ragazzi. Sennò il cane mi piscia qui. Giustamente. Allora, facciamo così. Tanto siamo alla fine del capitolo 4, cioè poi ci manca il 5 che finiremo domani. Scusa? Ciao ragazzi!